Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del kit d'abbigliamento Mesola di Ortobox e anche di un secondo strato. Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dunque da questo kit d'abbigliamento Mesola di Ortobox perché è veramente particolare. È un abbigliamento metà soft shell e metà hard shell. Nel particolare, per quanto riguarda il pantalone, la parte hard shell, diciamo, è quella anteriore, quindi la parte di coscia anteriore e i polpacci, e invece tutta la parte posteriore, quindi all'altezza del fondoschiena, tutta la parte di coscia posteriore, via dicendo, è in soft shell. Nella giacca, invece, tutta la parte superiore di spalle, cappuccio e la parte alta della manica è tutto hard shell, mentre la parte inferiore e tutta la parte posteriore della schiena è in soft shell. Per quanto riguarda il soft shell, è un soft shell realizzato in lana merino nella parte interna, mentre la parte hard shell è realizzata con la membrana Derminax di Ortobox. La lana nella parte interna aiuta davvero tanto, soprattutto per la traspirabilità. Aiuta veramente ad avere una parte soft shell estremamente traspirabile. Ma non solo, perché poi, soprattutto sul pantalone, se vogliamo utilizzarlo senza un primo strato, è comunque molto soffice al tatto, quindi dà anche una bella sensazione proprio quando li utilizziamo. E inoltre regola anche gli odori, quindi se dovessimo sudare tanto non avremo problemi di emanare cattivi odori. Per quanto riguarda poi sempre la parte in soft shell, questa è anche idrorepellente, quindi non troviamo una vera e propria membrana, però comunque ha un trattamento di idrorepellenza che va a far scivolare via l'acqua. Poi, come abbiamo visto, però, nelle parti in cui sono più soggette a neve e acqua abbiamo la Dermizax proprio per andare a proteggerci meglio. Per quanto riguarda le feature, iniziando dal pantalone, qui troviamo una parte laterale in cui è possibile andare ad aprire le zip per far uscire il calore, quindi aumentare la traspirabilità. Le zip però non corrono a tutta gamba, diciamo corrono fino a metà più o meno. Nella parte superiore abbiamo la classica cintura già messa in dotazione per andare a stringerli, ma volendo possiamo anche mettere una cintura esterna perché ci sono i passanti. Troviamo due tasche, una nella parte cosciale bassa di destra, dove è possibile anche andare a agganciare un'arva, e nella parte invece superiore di sinistra una classica tasca chiusa da zip. La cosa che manca è che nella parte inferiore non abbiamo un rinforzo per i ramponi. Infatti io non gliene farei un grosso problema, però ci fa subito capire che questo abbigliamento non è pensato per utilizzarlo con i ramponi o facendo alpinismo. Per quanto riguarda invece la giacca, qui abbiamo molte più feature, iniziando dalla parte inferiore dove abbiamo la possibilità di chiudere la giacca attorno al nostro corpo, sia grazie a una banda interna che fa sì che la giacca non si alzi, sia grazie anche ai classici cordini da andare a tirare. Zip anteriore fatta molto molto bene, che non ha mai avuto problemi che si inceppasse o non si è rotta, quindi molto bene. Non abbiamo una chiusura sui polsini, ma abbiamo una parte elastica che tende comunque a chiudere la giacca attorno al nostro polso. Troviamo due grosse tasche nella parte anteriore, veramente grosse, volendo ci stanno dentro anche delle pelli quando facciamo sci alpinismo, quindi veramente molto molto bene. Abbiamo inoltre la possibilità di aprire le classiche cerniere sotto l'ascelle per andare a far uscire tutta l'aria calda, e troviamo anche il nostro cappuccio con una regolazione superiore. Devo dire che a livello di feature tra pantalone e giacca sono fatti veramente molto bene, c'è tutto l'essenziale. Quello che naturalmente avrete già capito è che non è un abbigliamento pensato per fare dell'alpinismo, come vi dicevo, ma è più pensato magari per fare dello sci alpinismo, del freeride o anche dell'escursionismo. Diciamo che questi tre sono sicuramente gli ambiti più consigliati per questo tipo di abbigliamento. Ambiti in cui soprattutto la traspirabilità è importantissima, quindi momenti in cui davvero andiamo a fare delle prestazioni sportive anche ad alto tasso aerobico, quindi veramente dove si va a sudare tanto. Un abbigliamento comunque molto leggero, perché poi essendo una parte in soft shell e una parte in hard shell, davvero la parte in soft shell diminuisce molto il peso di tutto il kit. Quindi davvero un kit che mi ha stupito, abbastanza tutto fare, che se state cercando dell'abbigliamento proprio da escursionismo e sci alpinismo veramente è uno dei migliori. Per quanto riguarda invece il secondo strato, questo è un secondo strato abbastanza classico, polivalente, perché possiamo utilizzarlo dall'alpinismo, escursionismo, sci alpinismo senza nessun problema. Direi comunque abbastanza invernale e caldo, perché ve lo sconsiglio di utilizzarlo in stagioni più calde, almeno che non andiate a fare dei 4000.
A livello di caratteristiche, lui ha un'ottima zip nella parte anteriore, che anche qua non mi ha mai dato problemi. Ha due tasche, una più piccola nella parte di sinistra e una più grossa nella parte di destra, fatte anche loro molto bene. Non abbiamo un cappuccio, ma un collo abbastanza alto che comunque ci protegge molto bene da eventuali intemperie. E allo stesso modo, nella parte finale del polsino non abbiamo una chiusura, ma abbiamo un elastico che tende comunque a far chiudere il secondo strato attorno al nostro polso. Nella parte interna anche qua troviamo il merino, quindi fatto molto bene, tiene molto caldo, ma allo stesso tempo devo dire essere abbastanza traspirante. Come range di temperatura io direi che massimo sui 6-7 gradi, proprio a livello di temperatura massima, a scendere non è un problema perché alla peggio, se fa molto freddo, lo si accompagna alla parte inferiore con un buon primo strato termico. Un secondo strato veramente molto polivalente, può andare bene in tantissimi ambiti, anche a livello di materiali nulla da dire, da questo punto di vista diciamo un classico secondo strato di casa Orthovox. Ma arriviamo dunque alle conclusioni per questo abbigliamento Orthovox, iniziando dai prezzi. Il kit pantalone e giacca sul sito di Orthovox va oltre i 700 euro, ma online trovando un po' di sconti lo si riesce a portare a casa sui 500 euro. Il secondo strato si parla di un 120-130 euro online. Ve li consiglio dunque, personalmente sì, mi sono trovato veramente molto bene. Il kit Mesola, veramente per chi sta cercando dell'abbigliamento da escursionismo e sci alpinismo, fatto molto bene, e poi comunque 500 euro tutto il kit non è per nulla male, visti i prezzi che si trovano in giro adesso. E per quanto riguarda invece il secondo strato, lui polivalente, un secondo strato che lo prendiamo, possiamo utilizzarlo in tantissimi ambiti, quindi direi che sì, anche lui alla fine va bene, costa 120 euro, però il materiale ci garantirà di poter utilizzare anche tanto nel tempo. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!